dirmi un'altra in romano? Ne dico una. Corsa d'autobus. Sto sopra un autobus senza che l'ho voluto. So tanti quelli che mi hanno preceduto. Chissà dove porterà e quanto sta corsa durerà. Le prime fermate sono lente lente, poi il percorso diventa più attraente. De volte sto in piedi, de volte sto seduto, intorno a me c'è sempre un accaduto. Poi si comincia a andare sempre più forte. Spesso non si riesce manco a aprire porte, va sempre più veloce a st'autolinea, finché non arriviamo al capolinea. Quando sono montato, non sapevo quante erano le fermate, ma mi sono parse poche pure se l'ho contate. Dovrebbe scendere, ma proprio non me va, me c'ero abituato a restare qua. Vorrei comprare un altro biglietto. Ma mi hanno detto che non c'è sta posto. Peccato che durante sto tragitto mi sono distratto, non ho visto tutto, alcune cose non l'ho viste bene. Adesso per vederle dare pure urene, ma non si può fa. La corsa mia è finita, si ricomincia, avanti, un'altra vita. Eh beh, è un bello ottimismo, c'era. Ce n'ho anche comiche, signor Maurizio. Sì. Ce n'ho comiche. Nel senso. Prego. Non lo so, del dentista, parliamo del dentista, tutti sanno andare da un dentista. Ecco, no? Per una carie va dal dentista, sei il secondo della lista. Poi quando entri dentro pensi, ci sarà il tormento. Non avrà nessun dolore, rassicura il buon dottore. Poi vi attravano con la mano, ma fa piano, piano, piano. Tu non senti quel tormento, esci fuori, esci contento. Lui ti chiama, che il dolore, con quel conto, ci sei morto. Bene, bene, Stefano Drone, ti puoi dire romano, poi... E altre al finale, prego. Ne diciamo una. Una la dedico alla Lega Ambiente, posso? Ma per abbiamo parlato del Natale prima, io ho fatto una riflessione, che bel Natale, c'ho tre palle addosso e una in testa e tutto intorno a me c'è sta una festa, sotto pacchi e pacchetti con la carta bella e puro i fiocchetti, sono legato che luce a intermittenza, ma di quello che mi serviva ormai sono senza, le radici mi hanno tagliato. Preferivo essere sradicato, almeno la speranza ci avrei avuto che qualcuno mi avrebbe ripiantato. Adesso mi è rimasto poco tempo, vi dico quello che c'ho dentro. Io stavo in mezzo al bosco, quello che mi ha tagliato manco lo conosco. De uno scoiattolo so pieno di ricordi e di quei funghi che nasceva storti. Eppure se era brutta la giornata, la mattina addosso ci avevo la rugiada. Tra un po' non sentirete più la voce mia, con la monnezza mi stanno a porta via. La vorrei dedicare proprio e darla proprio una consegna. Non come Mondezza, ma come Lega Ambiente. No, come Lega Ambiente. No. Posso dire una sola cosa brevissima? Prego. Che penso che potrebbe essere per tutti i poeti. Da quando scrivo poesie mi è venuta questa cosa di due righe, ne ho fatte alcune due righe. Se scrivo almeno una poesia, per me un giorno non è buttato via. Prima vi passava il tempo, adesso metto lì nella sacca queste cose che scrivo. Però sono veramente, ma a parte... Datemi un giudizio, sono malato, voglio guarire. Io lo trovo gradevole e penso anche che non si possono dare delle regole un po' rigide come faceva lui sulla poesia. Quindi sono poesie che vengono di getto e c'è una poesia che viene invece lavorando molto sulle parole. Sappiamo benissimo che c'è anche una poesia artigiana, come c'è un romanzo artigiano, che è fatto di saperi, di maneggio. Un gioco di prestigio? Devo fare un gioco? Sì. Che adesso passiamo da una cosa poetica a una cosa... Un gioco di prestigio. Da giocoliere. Eclettico. Vabbè, facciamo dai, questo. Dai. Lo faccio veloce con lei. Senti, noi ci siamo visti qui. Eccoci qua. Faccio firmare una carta, faccio un gioco particolare che magari avrete visto. Prendi una carta che si veda bene la firma, perciò non deve essere una figura. Ah, quindi... E la firmi, la posso anche vedere, tanto l'asso? Firmata, vai, va bene, va bene. La firmo davanti? Davanti, sì. La firmi davanti. Allora questa è una carta che lei firma. Speriamo di darvi un'emozione come con la poesia. Vabbè, ridammi il pennarello perché io faccio i giochi, gli altri fanno sparire sempre qualcosa. Allora guarda, stop dove vuoi tu. Lo facciamo proprio da... quando vuoi stop, entro mezzanotte perché poi vanno qua. Tutti alle... Andiamo, mettiamo qui la carta. Oh, lei ha preso un asso di picche firmato in questa maniera. Adesso io cosa faccio? Lo prendo, lo metto al centro del mazzo. Ovviamente se non ho fatto nulla non può essere la prima carta del mazzo, neanche la seconda carta del mazzo, giusto? Però facendo uno snap con le mani, faccio uno snap con le mani e la carta ovviamente mi sale in mano, così. Lo rifaccio piano davanti alla telecamera, io prendo la carta sua firmata, la metto al centro del mazzo in questa maniera. Faccio uno snap con le mani e come vedi sale, questa è l'un... Rifacciamolo piano perché io so che i tempi delle sono. Allora prendo questa carta, taglio il mazzo a metà, lo metto al centro del mazzo, anzi controllo che è la tua carta. Tu hai firmato solo questa, è l'unica che hai firmato. Se tu hai firmato una carta sola e questa la metto al centro del mazzo, piano, così, faccio uno snap con le mani, la carta risale, firmata da te.
Però lo vorrei far capire, signor Maurizio, cioè per farlo capire. No, perché si può far capire. Allora, io non lo capisco mai. Per capirlo, se lei ha firmato una carta sola e io questa carta la piego in maniera tale che è l'unica piegata nel mazzo, cioè io faccio questa cosa qua, prendo e piego la carta, vedi? A questo punto una carta piegata e firmata da lei si vede che sta in fondo al mazzo. A questo punto davanti a te prendo il mazzo così, faccio uno snap e sale. A questo punto non so se è magia, poesia, che cos'è, ma questa è l'unica carta che mi sono emozionato del bravo del signor Maurizio, perciò mi è caduto tutto. Bene. Cioè, vabbè, vogliamo, ci divertiamo con le carte, però penso che la poesia sia molto più importante. No, ma è carino. Ma posso dire una cosa su quello che diceva qui il professore? Basta che non facciamo... No, brevissima. Allora, che professore, vabbè, sono un poeta. Poeta, mi chiamate tutti i professori, vabbè, ma faccio il poeta. No, per rispetto. No, voglio dire, forse non è che i poeti si prendono troppo sul serio e poi le poesie non vengono lette. Nel senso, io ho scritto queste quattro stupidaggini, non so se sono quattro stupidaggini. Però, dico una cosa. Il pubblico, cioè la gente che le sentiva, io avevo scritto un titolo perché ne avevo preso... Ne avevo fatte 30, ne ho fatte 30, non voglio fare 31. La gente le sentiva e mi faceva, è vero. E quando ti dice è vero la gente, forse tu l'hai colpita. Con altre cose, vabbè, molto, ma... no, voglio dire, molte volte il poeta si sente più un po' distaccato dalla gente. Cioè, i quadri, lei vede dei quadri che sono impressionisti, astratti, tutto quanto, e tutti sono pittori. Per quanto riguarda i poeti, quelli proprio seriosi... Vabbè, ma non... Non lo so, sono, se questo... Sì, ma non c'è bisogno, guarda, non bisogna stare a fare tanti ragionamenti. Ecco, voglio dire... Uno fa la poesia, non la fa... L'importante... La vogliamo chiamare Carolina... No, dico, trasmettere un'emozione agli altri, forse. Penso che sia... Il Lugo straniero parla di ricordi e dice così. Si asciugano i ricordi fradici di lacrime ed altri premono alla ricerca di un'attenzione altrimenti negata. Non temono i ricordi di ripescare comportamenti senza dignità. I ricordi ricordano, confondono il nuovo lui di lei con l'altro lui che ha una nuova lei, ma pensa alla prima lei che dovrebbe allontanare il nuovo lui. Così il vecchio lui lascerebbe la nuova lei per vivere con la vecchia lei che ama. I ricordi osservano, ragion per cui ci salutiamo. Ringrazio quanti sono stati con noi questa sera e anche chi vorrà domani magari andare a prendere un libro di poesie, qualunque esso sia, una poesia, per magari lei ci va a prendere Pignatelli, vero? E voi venite a comprare un prodotto del commercio? Siamo sempre al baratto, infatti. La stagione del baratto non finisce mai. Facciamo sto patto. Vi do appuntamento a domani sera, sempre sul digitale terrestre. Che riguarda le due finestre Canale 5, oppure la banda larga di Rosso Alice, o le 36 stazioni radiofoniche 36. Se poi state in astinenza, domani mattina alle 9:10 c'è il diario e poi tutte le mattine. Grazie della vostra attenzione, ricordatevi sul comodino un libro di poesia. Comunque, sigla.